Dunque, siete passati alle parole ai fatti, l'avevate annunciato e stamattina vi siete qui all'ospedale di Lenforte per occuparlo simbolicamente. Sì, grazie. Io sai come abbiamo già preannunciato sabato, quando si è verificato l'ennesimo sopruso nei confronti dell'ospedale di Leonforte, abbiamo detto che avremmo trasferito materialmente, ufficialmente, la sede del nostro comune presso, occupando gli uffici dell'ASP all'interno del nostro ospedale. Peraltro sono qui presenti gli assessori, ringrazio il segretario comunale che è qui presente. Abbiamo preparato apposita delibera di giunta comunale, con la quale non soltanto protestiamo ufficialmente per l'ennesima volta nei confronti della dirigenza dell'ASP di Enna, che è sorda alle istanze e alle esigenze fondamentali e primarie del nostro ospedale, e con questa delibera annunciamo lo stato di occupazione permanente ad oltranza, sine die, fin tanto che l'ASP di Enna metterà in pratica, nero su bianco, metterà in concreto quanto messo nero su bianco dal decreto assessoriale, quindi sia le relative carenze di personale che le relative carenze di strumentazione che abbiamo denunciato fin da subito. E stiamo proprio deliberando, stiamo facendo una delibera di giunta con cui iniziamo ufficialmente questa occupazione ad oltranza dell'ospedale di Leonforte. Da qui eserciterò le mie funzioni, principalmente in questo periodo le mie funzioni saranno espletate ovviamente ai fini della tutela del nostro nosocomio. Gli assessori ovviamente da qui eserciteranno le funzioni relative a tutti gli altri aspetti che riguardano il nostro comune. Da qui non andrò via se non nel momento in cui ci sarà ovviamente un segnale importante. Il segnale importante, lo ripeto, deve provenire principalmente dal presidente Musumeci. Auspichiamo che il presidente Musumeci intervenga non più con quanto promesso, ma con i fatti concreti. Che il presidente Musumeci in prima persona garantisca la realizzazione, l'applicazione concreta del decreto assessoriale che quel governo ha voluto e che il direttore generale dell'ASP disapplica costantemente per quanto riguarda l'ospedale di Leonforte. E un minuto dopo licenzi, chiudica. In ogni caso, a prescindere da tutto, noi chiederemo alla fine le dimissioni di Udica. Non vogliamo più che Udica gestisca la sanità in questo territorio perché non ha saputo gestire, si è dimostrato incapace nella gestione dell'ASP, nella gestione della sanità, non soltanto con riguardo all'ospedale di Leonforte, ma a noi interessa preeminentemente l'ospedale di Leonforte, si è dimostrato incapace. Comunque non sono barattabili le dimissioni di Udica, che Udica vada via al più presto. Avete chiesto un'interlocuzione alla Regione? Sì, assolutamente, stamattina tra l'altro trasmetteremo istanza formale di incontro qui all'ospedale, non alla regione, qui all'ospedale con il presidente Musumeci e con l'assessore Razza. Abbiamo già interessato diversi deputati di ogni colore politico, in questa battaglia non contano assolutamente i colori politici e auspichiamo ovviamente che al più presto, nel giro di poche ore o di pochi giorni, ci siano dei segnali importanti in questa direzione. Ci stiamo autodenunciando, stiamo occupando gli uffici dell'ASP, della direzione dell'ASP. E da qui non andremo via fin tanto che, ripeto, non verrà risolta la situazione in via definitiva per quanto riguarda tutte le problematiche che abbiamo da sempre denunciato relative all'ospedale di Leonforte. Ringrazio gli assessori, ringrazio anche il segretario che tra l'altro è qui, credo, non soltanto in veste di segretario, ma anche da cittadino, che sente sulla propria pelle le problematiche ovviamente relative alla sanità. Sulla sanità sconti non ce ne sono. Non sono argomenti che sono oggetto di compromesso. Non sono argomenti che possono essere oggetto di rilancio al ribasso. Sulla sanità chiediamo e vogliamo che venga definitivamente applicato il decreto assessoriale. Per questo è pagato Iudica e per questo deve lavorare. Se non è in grado di farlo, che se ne vada a casa, vada in pensione e si goda la vecchiaia. Grazie.